Buongiorno signore e signori, ragazze e ragazzi, eccoci qua. Oggi volevo condividere con voi un esercizio che ci permette di aprire da una parte, come vedete, una finestra relativa ai contenuti della rete. Dall'altra parte apriremo, appena inizio, un documento di LibreOffice e quindi noi vogliamo prendere una parte di questi contenuti che poi possiamo modificare per creare il nostro documento. È stato l'amico Franco a chiedermi di fare questo tipo di spiegazione, che ringrazio per avermelo richiesto. E, sì, allora, per aprire una finestra in questa modalità dovrei lanciare la finestra, quindi prenderla qui e in modo deciso spingerla verso sinistra. Siccome nel momento in cui lo faccio mi chiude la finestra della registrazione, non lo posso fare, quindi voi provateci, posizionate il cursore qui, poi spostate la finestra verso destra e la lanciate verso sinistra. Ho provato a farlo, ma la precedente registrazione non è andata a buon fine per questo motivo, quindi non lo posso fare. Quindi cominciamo appunto dall'aprire una finestra del browser. A questo punto andiamo ad aprire un documento di Writer e vogliamo prendere una parte, ad esempio, dei contenuti che poi andremo a modificare, quindi ad esempio questa parte. Quindi seleziono la parte, premo il tasto sinistro e opero la selezione. Quindi, come sempre, quando devo copiare e incollare, devo fare prima di tutto la selezione, operare la selezione. A questo punto le strade sono due: o col tasto destro, come sto facendo adesso, facciamo copia, ci posizioniamo sulla pagina, sempre col tasto destro, premiamo il tasto destro e facciamo incolla. Questa è una strada. Altrimenti l'altra via che possiamo percorrere è quella sempre di selezionare, premere CTRL CTRL che si trova in basso a sinistra, CTRL C, questa per copia, posizionarsi, siamo già posizionati, CTRL V. Quindi questi sono due tasti di scelta rapida che ci permettono di fare l'operazione molto più rapidamente. E quindi, una volta acquisita una certa pratica, se dobbiamo incollare soprattutto molte parti di testo, diventano comodi da utilizzare. Quindi ripeto, CTRL CTRL che si trova in basso a sinistra o anche a destra. Possiamo in questo caso premere quello a destra perché poi faremo C e V. C per copiare e V per incollare. E a questo punto abbiamo il nostro documento che naturalmente, come sempre, andremo a salvare, eccetera, eccetera. Bene, quindi questo è il contenuto della lezione. Ringrazio ancora l'amico Franco e mi raccomando, mettete un like se vi è piaciuto e in questo caso vi è interessato, vi può essere stato utile. E poi, se avete qualche richiesta da fare, nei commenti sotto mi scrivete. Grazie mille, ciao a tutti, buona giornata.